Grazie Presidente, anche in Commissione avevamo sollevato l'interesse per questo progetto di legge perché vari temi toccati sono temi importanti e che atersir piuttosto che risolvere probabilmente complica. Da inizio legislatura ci viene detto che atersir è importante ma non ha risorse sufficienti, verrà potenziato, ma sinceramente noi il potenziamento delle attività di Atersir non l'abbiamo visto, tanto che in tantissimi comuni della regione siamo ancora in proroga della proroga della proroga del servizio della gestione dei rifiuti. E questo è un tema importante che va risolto, tanto che qualcuno ci ha scritto ad Atersir dicendo: guardate che qua c'è qualcosa che non torna, è il caso che cominciate a cambiare rotta. L'altro aspetto è questo, è quello della tariffa che i cittadini sono chiamati a pagare per il servizio igiene urbana, per il servizio rifiuti. Perché cosa succede? Che in realtà Atersir fa tutti i conteggi secondo quelle delibere e discutendone nei consigli locali, ma alla fine, come dice il DPR 158-99, chi decide, chi delibera sulla tariffa è il Consiglio Comunale. Sulla base del piano finanziario, l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa e i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria, eccetera. Quindi il Comune deve avere in mano, e i consiglieri comunali e il consiglio comunale devono avere in mano tutti gli elementi per decidere se la tariffa che faranno pagare i loro cittadini è consistente con i costi che comporta il servizio. Purtroppo i comuni non sono in grado di farlo, la maggior parte dei comuni. Perché? Perché ai comuni viene passata la delibera di Atersir, che è uno specchietto riassuntivo, secondo i termini che devono esserci nello specchietto riassuntivo, di quanto costa il servizio voce per voce, compresa quella voce che poi il consigliere Bignami contestava. Ma questo non è il piano economico finanziario. Il piano economico finanziario è composto dal programma degli interventi, dal piano degli investimenti, dalla specifica dei beni e delle attrezzature, dalle risorse finanziarie necessarie, dal modello gestionale organizzativo, quindi anche da quanti e dove spazzamenti faccio. Ci sono comuni che si sono ritrovati nel giro di un anno il costo dello spazzamento aumentato di 3 volte senza che fosse aumentato il servizio di spazzamento. Ci sono comuni che non sono riusciti a capire per quale voce stavano pagando e quindi poi come vanno a spiegare ai cittadini perché la tariffa è quella lì? Allora noi semplicemente chiediamo nella nostra risoluzione che quando i comuni sono chiamati a deliberare la Tari abbiano in mano tutti gli elementi per deliberare la Tari. Quindi devono avere, e deve essere pubblicato sul sito di Atersir, il PEF completo di tutti i suoi elementi entro la data in cui i consigli comunali sono chiamati a prendere tali delibere. Altrimenti c'è un vuoto o c'è una nebbia o c'è una torbidità che non si risolve e i cittadini invece hanno diritto di conoscere, ma anche i consiglieri comunali quando deliberano, hanno diritto di conoscere su che cosa stanno deliberando, perché magari c'è un conteggio che non torna, c'è un conteggio che è contestabile, ci sono comuni che li hanno contestati e non hanno facoltà di esprimere un parere informato e consapevole su quella delibera. Quindi semplicemente noi chiediamo che Atersir pubblichi sul sito, entro la data in cui i comuni sono chiamati a deliberare le tariffe, il PEF completo, di modo che si possa fare una decisione completa ed informata. Io ho fatto un accesso agli atti nel corso del 2016, è stato un calvario ottenere qualche dato e tutti i dati non sono riuscito ad ottenerli. Figuratevi cosa può fare un consigliere comunale. Grazie.